Con una riunione tenutasi il 21 settembre nella sala consiliare del comune di Romarina si è aperta ufficialmente la campagna referendaria per la riunificazione dei comuni di Rionellelba e Riomarina. Durante l'incontro il sindaco Renzo Galli ha spiegato i motivi principali per votare sì alle consultazioni che si terranno domenica 29 e lunedì 30 ottobre, a cominciare dalla situazione economica del comune di Rionellelba, che grazie ai contributi di Stato e Regione in seguito alla riunificazione potrebbe risolvere i suoi problemi finanziari. Di contro, gli abitanti di Riomarina beneficerebbero degli investimenti realizzati nel territorio del nuovo comune. Il primo cittadino, inoltre, ha ricordato come nel caso di una fusione non volontaria ma imposta dallo Stato non ci sarebbe alcun beneficio economico. C'è convenienza a farlo. Prima, facciamolo ora, prima di essere obbligati a farlo. L'ex sindaco di Rioelba, Claudio De Santi, ha voluto invece sottolineare come un eventuale iter positivo della vicenda potrebbe dare l'esempio per eventuali nuove riunificazioni sul territorio dell'isola. Portiamo avanti questa unificazione e diamo all'Elba un messaggio, un seme per poter far sì che anche altri comuni possano domani arrivare a un'unione. Oltretutto, territorialmente, Rioelba e Riomarina sono i due comuni anche fisicamente più vicini. Tuttavia, l'esito del referendum è tutto fuorché scontato. Gaetano D'Auria, ex presidente della polisportiva di Rioelba e promotore del comitato del No, domanda dalla pagina del gruppo Facebook del comitato come mai nessun altro comune elbano si sia voluto unire se questo sia tanto vantaggioso. Intanto però, qualcuno come il cardiologo di Cavo, Mario Mellini, ha già raffigurato in un quadro le due Rio unite.